desideri coscienti e desideri inconsci. Quella nobile verità che recita in modo da vedere il desiderio alla radice della sofferenza è una verità talmente profonda che non è facile comprenderla attraverso la propria esperienza se non dopo un lunghissimo lavoro interiore. È molto facile comprendere queste parole, queste verità, tanti insegnamenti a livello mentale. Eh? Il problema è realizzarli. Quando si comincia ad entrare realmente nel discorso del desiderio, ci si rende conto della profondità di questo discorso, e anche dell'insegnamento sul desiderio, c'è una sorta di incredulità se ci si va, quando ci si comincia ad andare a fondo. Un rifiuto proprio per la parte più profonda ed essenziale dell'insegnamento stesso, perché le persone credono più alla loro esperienza personale, è come se un maestro dicesse: guarda, che eh, vivi in un mondo fondamentalmente illusorio, un'altra persona sarebbe portata a vedere la follia in chi pronuncia questa frase, no? perché è portata a credere alla sua esperienza eh, personale, per cui se io una cosa la posso vedere, la posso toccare, la posso annusare e questa è la realtà no? Dicevo tra l'altro un, un amico che è un professore di filosofia e diceva sai c'è cioè, questo filosofo in India che dice qualsiasi cosa la puoi vedere, la puoi toccare, la puoi annusare allora è falsa, è sicuramente falsa e lui diceva vabbè ma non, non lo diceva in maniera realistica stava forse utilizzando una metafora dice no no lo diceva realmente no? dunque questo è un ostacolo cioè io credo nella mia esperienza personale e quindi siccome la mia presenza personale è piena di desideri eh, mi sembra impossibile che possa aggiungere un momento di cessazione del desiderio e non si può riconoscere questo fatto in maniera autonoma senza aver avuto un maestro, senza aver fatto un lunghissimo percorso, ripeto. E questo è quello che porta poi a non seguire gli insegnamenti, perché? Perché secondo la mia esperienza personale il mondo non è mai, secondo la mia esperienza personale, che si è sempre basata sul desiderio, dico che è letteralmente impossibile. Vivere senza il desiderio e la cessazione del desiderio porterebbe a vivere in uno stato pressoché vegetale, no? di totale apatia. Dunque, l'insegnamento della tradizione contraddice le credenze fondamentali di chi vi si accosta perché interpreta appunto il mondo a seconda della sua esperienza e nella parte più profonda della sua personalità, ha sperimentato talmente tante volte questa dinamica del desiderio che eh, per lui è una dinamica estremamente reale, esattamente come le ombre nella caverna di Platone appaiono come la realtà agli schiavi incatenati, a coloro i prigionieri incatenati nella caverna. Quindi se qualcuno dice guardate che la realtà non è fatta di ombre, eh, questa sembra, sembra follia, no? E questo è, è un problema, perché anche in strati profondi dell'inconscio, essendosi talmente tanto radicata questa, questa uh, perpetuazione continua dei desideri, eh, si pensa di non poter sopravvivere fisicamente se non inseguendo i propri desideri. Tutte le persone molto avanzate, Comprendono che i desideri sono così importanti perché sono legati all'istinto della sopravvivenza. Questo è un altro punto essenziale. Noi per sopravvivere, eh, dal punto di vista della sopravvivenza, noi siamo molto simili agli altri animali. Eh, che desideri ha un animale? Eh, istintivamente? Il cibo la riproduzione, una, una tana, una casa, no? E questi sono i desideri essenziali legati al Maslow. Di del, nella sua scala parlerebbe di bisogni primari, no? I bisogni primari. E questo, eh, questi desideri essenziali e fondamentali che sono legati appunto alla nostra sopravvivenza e dunque all'istinto della sopravvivenza, orientano le nostre azioni, ma si trasformano anche in tutta una serie di desideri e di bisogni inutili, che sono quei desideri che non ci appagano mai, perché l'unico grande Desiderio è quello della realizzazione. Quando ci si realizza, cessa anche quel desiderio perché eh, si, è, si è giunti alla realizzazione. O forse si può dire anche che quando cadrà l'ultimo desiderio è perché ci si è realizzati, ma non è importante adesso. Questi possono essere giochi di parole, no? Chi sperimenta queste cose sa, al di là delle parole e della difficoltà del comunicare determinati tipi di realtà. L'insegnamento che vuole il desiderio alla radice della sofferenza è profondissimo. È tanto profondo quanto incomprensibile, potremmo dire. È ingenuo immaginare che una, un allievo alle prime armi può convincersi di questa profonda verità basandosi solamente sulla sua esperienza quotidiana. E notando la frustrazione che poi deriva da questi desideri, no? Eh, come ho già detto, la, eh, il problema è... La, ecco, qui abbiamo il sesso scritto qui davanti, no? Ma cioè, esiste un rapporto sessuale dove sei completamente soddisfatto? Ciò significa che non avrai mai più rapporti sessuali perché quel rapporto ti ha pagato completamente da rendere totalmente inutile la ricerca di altri rapporti no non esiste perché questa è una caratteristica del desiderio perpetuare altri desideri qui davanti vedete amazon no questo è il desiderio di comprare la, il comprare compulsivo alla radice c'è sempre il desiderio certo il desiderio sessuale è legato molto di più a un desiderio istintivo di riproduzione. Ma quando si guarda un video pornografico, su YouPorn o su qualsiasi sito che vi pare, non è che state pensando o reagendo all'istinto di riproduzione. Allora quel desiderio non sarà molto diverso dal desiderio di questi soldi che state vedendo, ad esempio in, in questa figura, no? Perché? Perché il problema è il desiderio stesso a quel punto, non è la forma che prende questo desiderio. Quindi se io desidero eh, masturbarmi davanti a un video pornografico o eh, se desidero eh, acquistare una macchina o, o se desidero tanti soldi, alla fine sarò inappagato da qualsiasi forma prendano i desideri. Per questo è importante capire la profondità eh, dell'insegnamento sul desiderio e del ragionamento sul desiderio. Il punto essenziale ve lo dico adesso. Quando una qualsiasi persona soffre a causa di un desiderio, generalmente attribuisce la sofferenza alla mancata soddisfazione del desiderio. E non alla sua presenza e questo è un punto chiave. Posso desiderare, ad esempio, un, um, un ragazzino può desiderare eh, la maglietta con eh, l'immagine del suo gruppo heavy metal preferito eh, perché ce l'hanno tutti quanti i suoi amici. No. E eh, se non ha, ottiene quella maglietta che gli altri già indossano, eh, soffre e a cosa attribuisce questa sofferenza? Al fatto che lui non può avere quella maglietta. Invece c'è un passo precedente a questo. Eh? Un passo precedente a questo. La presenza di un desiderio che nasce. E siccome questi desideri sono continui, sembra perfettamente normale. Sembra che non ci sia nulla di male nel desiderare qualcosa. Che male c'è nel desiderare una, una qualsiasi cosa, no? Un figlio, un, un nuovo computer, un, un nuovo paio di scarpe. Che male c'è in questo desiderio, no? E qui ripeto: dobbiamo entrare nel cuore del problema, del desiderio, dell'attaccamento, della sofferenza della sofferenza che consegue al desiderio. Perché, ripeto, non ci si può basare semplicemente sulla propria esperienza. A questo serve anche la tradizione, a dare un punto stabile, no? la stella del nord, la stella di riferimento. Perché se una persona ordinaria dici che in realtà il suo pensiero è una compulsione che salta di palo in frasca e che lui non ha. Alcun dominio su quel pensiero, o meglio, se si rendesse conto di come funziona la dinamica del pensiero, prenderebbe coscienza che lui può governare questo pensiero per un centesimo, per una minima parte, una parte infinitesimale. La persona non, non, non ti crederebbe come se tu dicessi a una persona che non medita, io a una persona non medita, guarda che il il pensiero ti sembra la tua parte più intima, ma non è così. Anzi, il pensiero è perfino esterno a te. Sembrano frasi senza senso. Perché? Perché la persona dice, ma non è vero, lo testimonia la mia vita di tutti i giorni e io sto pensando, so che posso pensare anche cose molto intime che nessuno saprà e quindi il pensiero è la parte più intima di me. Lo sento sempre all'interno di me, quindi come fa a essere all'esterno di me? E come fa a eh, esistere un mondo che gli orientali chiamano Maya, un'illusione un che è fatta da una proiezione di questi pensieri, una creazione di questi pensieri, proiettati all'esterno del mio corpo, quando non esiste eh, in realtà neanche un esterno o un interno del mio corpo, perché il mio corpo è parte di un tutto che non ha un dentro e un fuori. Ma come si fa a credere a queste cose? Sembrano tutta follia. Eh? ma quello è fuori di testa, lo sai che mi ha detto che si può osservare il pensiero, che il pensiero non è la parte è fuori di testa. Però la tradizione ci dà molte indicazioni su quella che è la natura del desiderio. E certo non è il problema che il desiderio può rimanere insoddisfatto. Eh? Come penserebbero molti guardando tutto questo mucchio di soldi che avete in questo momento l'immagine sul computer no è il moto stesso del desiderio a produrre sofferenza ma ripeto percepire questa realtà è molto difficile solo a livelli molto profondi di coscienza si può percepire distintamente questo perché altrimenti si è smentiti eh, Dall'esperienza individuale esattamente come chi sta dentro la, la caverna di Platone, no, se uno che sta a guardare le ombre e dice all'altro: Ma è vero che la realtà sono ombre, eh, eh, quello là dirà, dirà sì. E se dirà ad altri dieci incatenati prigionieri: Ma è vero, ditelo tutti: è vero che la realtà sono quelle ombre? tutti diranno sì, e quel poveretto che è rientrato. Eh, con la sua realizzazione cercando di aiutarti dall'esterno della, 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 della caverna ha raggiunto livelli di comprensione assolutamente inimmaginabili per chi guarda le ombre dirà qualcosa che sembra assurdo incomprensibile e eh, per questo bisogna realizzarle no? la pratica la pratica la pratica perché anche se si accetta l'insegnamento sul desiderio no? Che il desiderio sia l'origine della sofferenza, questo non vuol dire che aver accettato mentalmente questo insegnamento possa liberarti poi dalla dinamica del desiderio. Arrivare a comprendere che proprio lo stesso desiderio, l'ostacolo, lo stesso desiderio, un danno. Eh, questo richiede pratica, non può richiedere una convinzione solo teorica, va bene? Questa persona può essere una persona, può essere cosciente della sua inclinazione mentale, può essere anche consapevole del disagio eh, che eh, sente che avverte quando ha pagato i desideri, ma questo non significa. Che smetterà di desiderare o che si convincerà che il desiderio è il problema. Facciamo un altro esempio. Nel Sangha abbiamo la regola che non bisogna parlare male di altri del sangue. Eh? Che è una regola di buon senso. Si comincia a applicarla nel sangue e poi applicarla nella vita, perché non bisogna fare pettegolezzi. E questo fa parte della disciplina perché abitua al controllo della lingua, abitua al rispetto per gli altri, abitua anche al silenzio, al non pronunciare parole inutili o parole che possano ferire, no? Ma se una persona è, è, è abitualmente ipercritica nei confronti degli altri, eh, questa può essere cosciente della sua inclinazione mentale. E anche in questo caso potrebbe anche essere consapevole del disagio che prova quando critica gli altri, ma questo non significa che necessariamente smetterà di farlo. Ecco, vedete il sangha nella foto, l'importanza del sangha, ecco un maestro, l'importanza del maestro, la dottrina, eccola qui, è spuntata fuori anche la dottrina, i tre gioielli, la pratica dei tre gioielli è fondamentale per la comprensione di queste realtà. Quando noi critichiamo gli altri, eh, noi seguiamo una sottile, vena, una sottile vena di masochismo che è propria a tutti gli esseri umani, per cui si gode nel parlare male degli altri, ma in realtà danneggiamo noi stessi ma non ce ne rendiamo conto. Eh? E anche qui seguiamo quel sottile desiderio eh? di goduria che ci provoca il parlare male degli altri. Oppure ci hanno fatto qualche sgarbo incredibile e per ore e ore rimorginiamo e odiamo quella persona che ci ha fatto questo che noi riteniamo essere uno sgarbo. No? Tutti quei pensieri eh, fanno parte di un desiderio distruttivo relativo a quella persona, ma intaccano quella persona assolutamente no. Che cosa fanno tre ore di desideri incontrollati di odio? Devastano voi stessi la vostra interiorità. Questo è quello che fanno. Quindi spesso non ci si rende conto di quanto sia devastante eh? Eh, seguire delle emozioni, dei desideri, del, del, delle abitudini che a noi sembrano normali e che non sono affatto normali su un altro piano di coscienza. Dunque, eh, la persona portata al pettegolezzo che magari sente anche un certo disagio quando smette di farlo, potrebbe continuare, però, ad essere giudicante nonostante abbia avuto un bagliore di percezione corretta della situazione quando ha sentito che qualcosa non andava, no? E probabilmente perché non vede ancora questa sua attitudine come qualcosa di indesiderabile, e questa è una situazione che veramente è molto, molto, ma molto comune. La tendenza ad essere critica per questo pettegolo, per questo individuo, è in sintonia con la sua personalità e qui adesso ci avviciniamo a un punto veramente fondamentale. Eh? L'attrito, l'attrito con l'ego. Quando noi consideriamo Qualche cosa a parte di noi stessi, eh? come ad esempio, il pettegolismo. Sì, vabbè, ma io lo so così, no? so, so che sono fatto così. E quindi non, lì non lo percepiamo come qualcosa di disarmonico, come qualcosa di distruttivo. Invece vi ho dimostrato con l'esempio prima: anche l'esempio del rimorginare sull'odio: che invece è estremamente distruttivo, soprattutto per chi lo fa il Pettegolezzo, ancora di più di chi delle persone che sono oggetto eh, di questi pettegolezzi. Che voglio dire che bisogna fare un passo avanti e considerare l'attitudine, quell'attitudine al pettegolezzo. Dal punto di vista dell'attrito con l'ego, in che senso? Che se la persona, perché quando parla male di un'altra persona è mossa dall'ego, certo non è mossa dal centro, perché dal centro originano tutt'altro tipo di comportamenti. Quindi, se quella persona parlando con gli altri, si sente perfettamente in sintonia col proprio ego e con questo modo di fare, avrà una sorta di appagamento provvisorio, gli sembra di aver fatto qualcosa di divertente anche, no? E quindi continuerà a spettacolare, perché è bello spettacolare, non si rende conto che questo son, può essere anche un appagamento momentaneo, ma che sarà nel tempo molto, molto distruttivo, no? Cos'è che può far rendere conto che quel determinato comportamento è distruttivo? L'attrito con l'ego. Eh? Quando quel determinato comportamento si comincia a percepire non come in sintonia con il nostro ego, cioè noi stiamo bene con noi stessi quando spettacoliamo, no, perché noi stiamo bene con il nostro ego che è Detto tante volte è una parte fasulla di noi stessi, è una parte falsa, finta. Quando entriamo eh, in, in attrito con, con l'ego, da questo contrasto nasce, può nascere quel conflitto che può far scaturire poi il cambiamento. Il cambiamento. Perché nessun aspetto della nostra personalità può divenire oggetto di comprensione o di trasformazione finché non scatta questo attrito, questo attrito con il proprio ego. E quindi quando ci si sentirà in disarmonia con l'ego, è lì che interviene il maestro, in quel momento lì interviene anche, perché il maestro nel colloquio si rende conto di tante cose. E se ci sarà un momento di attrito con il proprio ego, nel colloquio con il maestro, sicuramente l'allievo tirerà fuori questo disagio, questa sensazione che reca in lui un eco di disarmonia. Comincerà a vedere in maniera diversa questo aspetto della sua personalità e lì sarà stimolato a fare qualcosa al riguardo. E questo percorso, appunto, non è facile perché non è facile cambiare l'immagine di noi stessi, anche perché la stessa immagine di noi stessi è legata al desiderio. Al desiderio di cosa? Di piacere agli altri e di piacere anche a noi stessi. È tutto un gioco di specchi qui. E rompere questa dinamica non è facile. Non è facile. Ma riprendendo la questione del desiderio. Possiamo a questo punto dire che il desiderio non diviene un punto focale del lavoro interiore finché non si comincia a sentire questo attrito con il proprio ego. E allora lì non c'è possibilità di cambiare. È stato cacciato un ragazzo dal sangue perché continuava a spettecolare, a parlare male degli altri. Poi l'ho reintegrato, gli ho dato un'altra possibilità, mi dispiaceva dirlo fuori, non molto giovane, e lui ha continuato a spettacolare, al punto che l'ho cacciato definitivamente. Mi sono reso perfettamente conto che era in perfetta sintonia col proprio ego, non ha minimamente intenzione di cambiare quella dinamica che però danneggiava gli altri. Nel sangue era dannosissima. Diavolo viene da diaballon. Io divido. Il diavolo è chiamato anche nella Bibbia l'accusatore dei fratelli. E non è un caso che sia chiamato l'accusatore dei fratelli. E questo ragazzo portava divisione, portava divisione, non poteva continuare. Gli era stata data la possibilità, niente, lui stava in sintonia perfetta, tanto è vero che poi è andato su altri siti, su altri blog, a sparlare questa volta direttamente di me, non più anche del Sangamo, ma in maniera indiretta così. Io tra l'altro l'ho anche denunciato, c'è cioè una denuncia alla polizia nei suoi confronti, e la legge procede lenta e inesorabile, vedremo come andrà avanti la cosa. Ma eh, quello che voglio dire è che finché non si sente... Eh, questa, questa dissonanza con il proprio ego, non si cambia. Sto ragazzo io l'ho cacciato perché ho capito che non era minimamente intenzione di cambiare. E quando sei così ostinato, eh, nessuno può fare niente. Nessuno può fare niente. La teologia cattolica ci dice perfino, no? la teologia cristiana in generale, anche le chiese protestanti, che Dio ti lascia perfino la libertà di sbagliare, no? Il famoso libero arbitrio, no? Se tu scegli poi di fare del male, di danneggiare, così, io almeno per quanto riguarda il sangha, non, non, non sei bene accetto, ovviamente. È un, un motivo di armonia collettiva. Se cioè, c'è una volontà di cambiamento, cioè tutta la, 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 la mia disponibilità e la disponibilità del sangue, ma st se stai qui semplicemente a voler devastare, distruggere, ovviamente si prendono dei provvedimenti. Questo è un discorso che ciascuno dovrebbe fare anche rispetto a se stesso, no? Riprendo un punto eh, essenziale che avevo appena accennato: il fatto che nessun aspetto della nostra pers personalità può essere trasformato, e prima di trasformarlo bisogna essere consapevoli di questo aspetto. Bene? Finché non scatta questo attrito. Quando scatterà questo attrito, la persona si sentirà così a disagio che si preoccuperà di questa parte della sua personalità e farà qualcosa a riguardo per migliorarsi. Tornando all'esempio del ragazzo che ho fatto. Eh, se lui avesse, mi avesse detto guarda, mi dispiace di quello che ho fatto. Purtroppo questa cosa è radicata in me. Chiederò anche agli amici del Sangha di farmelo notare e di aiutarmi a, a cambiare. Ma sarebbe stato accolto a braccia aperte. No? Invece il problema è che lui era in sintonia con, con questa, no? Adesso, mentre registro questo video, è, è morto Rina. Morto eh, ieri, l'altro ieri, no? Non ha mai voluto pentirsi fino alla fine, che vuol dire che non è un essere umano? No, è un essere umano. Infatti, non sono d'accordo con coloro che hanno festeggiato, eh, hanno detto 'Ah, è viva, è viva, è morto quel porco, quel bastardo'. Non sono d'accordo. Un essere umano è un essere umano, e come è sbagliato festeggiare la morte di Falcone e Borsellino, è sbagliato festeggiare per la morte di chiunque, per la morte di chiunque. Eh, non si fanno queste cose eh, chi le fa vuol dire che ancora deve capire molte, molte cose di, di, della vita Todorina dice giustamente eh, la legge lo ha punito fino all'ultimo perché non si è mai pentito di nulla ha, ha, ha fatto centinaia di omicidi tra quelli che ha fatto lui e quelli che ha commissionato ha sparato lui in faccia al generale dalla chiesa per dargli il colpo di grazia lui personalmente e quindi questa gente che non si pente, eh, non c'è niente da fare. Poi la possibilità di pentimento ce l'hanno fino all'ultimo, proprio in quanto esseri umani. Ma se tu, esattamente come questo ragazzo nel sangue, segui semplicemente la parte animale, la parte distruttiva, così ed spago solo a quella, eh, finché tu sei convinto che è giusto quello che fai, non c'è possibilità di cambiamento, così come non è cambiato Rina. Allora capite l'importanza del arrivare alla comprensione di questa distonianza tra ego e quello che senti dentro. E' questo è che cambia poi piano piano con la meditazione, no? Ci si sentirà sempre di più eh, in disarmonia con l'ego. E queste sono anche difficoltà da superare, perché siamo attaccati all'ego e piano piano però più ci distacchiamo dall'ego, più tendiamo verso il centro. Questo è il punto. E allora vedremo che la vera fonte di, delle nostre serenità, della nostra gioia, non è all'esterno di noi, dove ci spinge l'ego, ma è all'interno. E quindi, per concludere, per avviarci alla conclusione, il desiderio non diviene il punto essenziale del nostro lavoro interiore? Finché non sentiamo questa dissonanza e bisogna cominciare ad avanzare spiritualmente per sentire questa dissonanza e quando ci sono persone che non hanno scelto di seguire il sentiero di, della ricerca interiore, questo diviene un problema perché queste persone sono molto lontane dal vedere. Il desiderio, come qualcosa che ci rende disarmonici. E quindi il desiderio lo vedranno in perfetta consonanza con il proprio ego, gli sembrerà normale, gli sembrerà che non si può vivere senza questa dinamica. Invece è possibile. Ma mettiamoci in testa che, per la maggior parte degli esseri umani, il desiderio è inscindibile dalla vita quotidiana. La maggior parte degli esseri umani vivono nella caverna di Platone e le ombre sono la realtà. E quindi cominceranno a discutere, a creare polemiche, a creare cavilli eh? pur di tentare di confermare che il loro modo di pensare quello giusto, quando il modo giusto esattamente smette di pensare, o meglio, lasciare che il pensiero vada per conto suo, senza interferenza alcuna. Bene, amici, per il momento è tutto, vi lascio con questa splendida immagine di Sri Krishna, il Dio blu, che suona il flauto e conduce la danza della nostra vita. Un caro abbraccio a tutti. Marco Cosmo